quello che riguarda la nostra città. Il quadro che fin qui ci è noto è di 6 persone che sono state sequestrate all'inizio di questa vicenda terroristica. Una persona è tra gli assassinati, 2 persone ferite, una persona dispersa. Naturalmente in queste ore l'attività si è soprattutto concentrata nel sostenere in tutti i modi la ricerca della persona dispersa, una dipendente comunale che non risulta né nei nomi fin qui noti delle persone scomparse né negli elenchi delle persone ferite. Dunque, per ciò che riguarda il salme e rientro dei feriti non c'è ancora una calendarizzazione, perché ovviamente tutto questo è strettamente connesso alle attività di indagine delle autorità tunisine. I passeggeri della nave Costa, che erano in crociera, sono ripartiti stamattina sulla nave per Palma di Maiorca. Domani mattina un volo charter li porterà da Palma di Maiorca a Torino. Come sapete, ieri abbiamo deciso la convocazione di una manifestazione per questa sera qui davanti al municipio, nella piazza Palazzo di Città. Nel corso della manifestazione prenderanno la parola il console generale di Tunisia, il console a Torino di Francia e concluderò io.